Il sistema di approvvigionamento dei vaccini è di competenza della struttura commissariale che ne definisce le quantità e la distribuzione in accordo con la Comunità Europea. E il sistema di approvvigionamento è fondamentale nella filiera della sicurezza del vaccino. È da questa fase che parte la sicurezza del vaccino perché, come sappiamo, se ne è parlato tanto, le temperature di conservazione devono essere garantite per garantire efficacia e sicurezza. I trasporti avvengono a temperature controllate secondo le indicazioni delle ditte produttrici e viene mantenuto in tutto il percorso di trasferimento, di consegna alle strutture vaccinali delle temperature adeguate attraverso mezzi refrigerati e che sono dotati di registratori di temperatura, dai quali poi sono sistemi certificati, dai quali poi si possono stampare i tracciati delle temperature stesse. Proprio per mantenere la catena del freddo perché sia garantita, le strutture riceventi si sono dotate dei congelatori e dei frigoriferi, dotati sempre di sistemi di controllo e quindi con un sistema di completa tracciatura delle temperature. È importante anche nella fase di preparazione porre particolare attenzione ai periodi di validità residua, perché dal momento in cui i vaccini vengono scongelati devono avere un periodo di refrigerazione quando si avviano allo scongelamento per la somministrazione, devono essere conservati a temperatura di 2-8 gradi e poi a temperatura ambiente nel momento in cui devono essere somministrati. Questi periodi di validità residui devono essere tracciati ed è molto importante porre attenzione alla validità residua perché è legata appunto all'efficacia del vaccino stesso. Il sistema di controllo è un sistema che supporta quella che è la sicurezza dei vaccini perché fa parte di un sistema di farmacovigilanza che è un sistema strutturato, molto ben strutturato, che si è potenziato nel tempo. In particolare la vaccinovigilanza sui vaccini in questo periodo è monitorata a livello centrale, a livello di tutte le strutture periferiche incaricate, per cui ogni eventuale nesso di causalità viene registrato in una rete nazionale di farmacovigilanza che poi comunica con una rete europea e anche con una rete mondiale per far sì che le informazioni vengano diffuse quanto più possibile. Quindi è chiaro che i vaccini sono sicuri, ci possiamo vaccinare in sicurezza, in totale sicurezza, avendo fiducia nel sistema di farmacovigilanza che si è sviluppato per tutti i farmaci e per i vaccini, perché naturalmente durante la fase degli studi clinici la popolazione ricompresa negli studi è una popolazione che ha un numero di soggetti limitata. Naturalmente è ben più ampia la popolazione quando il farmaco, in questo caso il vaccino, si rivolge a un numero molto elevato di persone.